Benvenuti signori a questa estemporanea, chiamiamola estemporanea, Victoria 2, altro titolo a Paradox, faccio la premessa, titolo preferito. Titolo preferito a livello... Non lo so, nella... Probabilmente CK3 è il mio titolo preferito a Paradox al momento, ma Victoria 2... Ha quel posto nel cuore dove non ci giochi tanto, ma è il gioco che vorresti. Noi tutti appassionati di questi giochi speriamo, almeno mi auguro che tutti gli appassionati del gioco lo sperino, che un giorno faranno un Victoria 3. Perché quel gioco qua arriva in un periodo storico stupendo, dove la monarchia incontra la democrazia. Più altre cose, insomma, è un mischione di politica bellissimo, cambiamento del mondo in maniera allucinante, colonialismo, non colonialismo, vuoi rivolte, rivoluzioni, c'è tutto qua dentro, quel periodo storico qua, l'epoca vittoriana, eccetera, eccetera. E qui cosa abbiamo? Qua abbiamo Vittorio 2 moddato HMF, mi pare, o HMPS, non mi ricordo quale dei due ho messo, che dovrebbe comunque migliorare due o tre cosette e quant'altro. E cosa... E cosa andiamo a giocare noi? Io voglio giocare, poi dopo il fallimento di Total War Warhammer 2, che a quanto pare non è di interesse alcuno, voglio provare questa serie di gameplay dove facciamo rinascere il Giappone, facciamo nascere il Giappone come lo conosciamo noi, lo portiamo fuori dall'era... di una civiltà incivile, non civilizzata dell'est, la ovestizziamo, non so come dirlo in italiano, la facciamo permeare di queste influenze dell'ovest, la faremo diventare una superpotenza mondiale. Senza ulteriore indugio, si parte dopo 2 minuti e 26 di sproloquio. Ovviamente anche questa qua non so se può interessare come cosa, io comunque ci provo perché se fa piacere, fa piacere. Può darsi che in futuro potrei anche, se proprio piace, fare la molto basilare unione dell'Italia, far l'unione come dovrebbe essere nel periodo corretto, a differenza di Crusader Kings. Quindi vediamo se la mod non mi rompe troppo il cazzo e non dovrebbe. Basterebbe fare così, ok, perfetto. Quindi, io ovviamente ho già provato un paio di cose per vedere cosa, come partire. E direi che la prima cosa che ci serve è costruire una flotta degna del nome flotta. Quando hanno voglia di farle, le fanno, anzi. Partiamo prima con i trasporti e basta. Tanto ci vorrà comunque un fottio per farle. Fatto ciò, va divisa. Sì, gli irregolari dovranno sparire totalmente. Tra l'altro, cosa cambia fare un irregolare? Sono delle pecore per fare gli irregolari. Qua dobbiamo comprare i fucili. Ah, giusto. Ovviamente, ragazzi, tassiamo l'ovvio. Tassiamo i poveri. Tariffiamo le tariffe. Alziamo l'educazione al massimo, aumentiamo l'amministrazione al massimo, tasse a non finire che arrivano nei nostri saccoccia. Arriva il primo giornale, Satsuma è il nostro migliore amico, vabbè per ora non ce ne frega un cazzo. Prima nave costruita dalla flotta. A soldi non dovremmo mai avere problemi, quello che ci interessa a noi ovviamente ora è fare quelle riforme che ci porteranno a essere un paese dell'Ovest, ci vorrà veramente un sacco di tempo, ma la velocità è 4, poi appena abbiamo finito arriverà a 5. I miei primi tentativi di espansione saranno qui sotto su qualche isoletta, una spedizione kamikaze alle Hawaii e poi l'invasione ai Brunei, che forse mi conviene fare prima che quell'altra. Forse Brunei mi conviene farlo un bel po' prima. Però adesso i giornali non ce li caghiamo di striscio. Bene, bene. Allora, questa cazzo di... cosa qua?
Ok. Devo splittare sti cavalli, che ne basta uno per... Vai a Nagano, ovviamente famosissima Nagano. Ok, e noi reclutiamo invece un esercito vero fatto da persone che dovrebbero avere... Poi non so neanche se... Vai, vai. Andremo in pensione quelli là, il nostro esercito deve essere di prima scelta. Altre navi in arrivo, perfetto. Ne servono 6 in totale. Anche se quella spedizione là deve portarne solo 2. Quindi... Ma sì, dai. Un'altra e poi giù di fregate per la flotta giapponese. È arrivato un altro bel giornaletto. Prezzi salgono, ma tanto noi i soldi non ce ne sbatte di meno di niente. Potremmo iniziare già in verità a inglobare qui la Ryukyu. Giustifichiamo guerra, vogliamo farlo puppet. I reazionari guadagnano. Make puppet. Proceed. C'è uno sgambetto istante, proprio non c'è stato neanche tempo di... Immigrazione ovviamente nella capitale. Oh, io non so se voi siete avvezzi a questo gioco oppure no. Nel caso non foste avvezzi e volete avere qualche spiegazione in linea generale molto veloce su quello che sta succedendo e quant'altro, me lo fate sapere nei commenti, visto che di solito sono pieno fino al collo di commenti, e vedo di rallentare per spiegarvi cosa stiamo facendo e quant'altro. Altrimenti, se siete tutti più o meno... La Regina Vittoria è stata incoronata oggi nel 37. Se siete tutti più o meno avvezzi comunque a quel gioco qua e quant'altro, saprete benissimo cosa sta già accadendo. Eccetera, eccetera. Ora noi dichiariamo guerra, semplicemente pappettiamo. Ovviamente tutto il fottuto Giappone entra in guerra contro di loro. Noi non facciamo neanche niente, neanche invado, ci penseranno i nostri... quelli della nostra coalizione a invadere là. Noi per ora andiamo avanti a sfornare navi su navi. Per il trasporto, i soldati su soldati, quando finalmente inizieranno a cagarli fuori. Come vedete, l'invasione è già successa. Dobbiamo solo aspettare. Allora... I nostri obiettivi a breve termine ovviamente sono quelli. Hawaii, Brunei e quell'isolotto qua. E forse qualche altro isolotto, magari più avanti o quello che è. Obiettivi a lungo termine invece sono la Corea. Solo che l'ultima volta ho fatto guerra alla Corea, devo dirlo. Prima di invadere la Corea devi per forza sbaragliare la flotta. Se no, cioè, è impossibile. Quindi... Una flotta c'è da assicurarsela per forza perché i tuoi alleati sono un po' dei cazzo di sassi. Non staccano le navi e non invadono. Oh, vediamo. Ryukyu diventa puppet nostro. Fine, abbiamo fatto la guerra. Dovrebbe essere nostro puppet. Andiamo a vedere. Voglio conferma. Satellite del Stato del Giappone. Kanganato qua. Come si chiama? Shogunato, sì, Kanganato è un po'. Per i giapponesi penso un po' un insulto. E come siamo messi qua, soldati? Allora, io vorrei spostare questi qui che sono una massa di stronzi, amito. Va bene anche lì, dai, ci siamo capiti. Ovviamente la prima evoluzione che farò dell'esercito sarà. Anzi, sapete che cazzo vi dico? No, no, no. Questi 6.000 qua. Li teniamo qui. E non abbiamo un generale da dargli. No. Perfetto. Immagino che... Questi qui sono quelli che manderemo in spedizione alla Hawaii. Perché non è che la Hawaii serva chissà che cazzo di... Ovviamente le navi sono bloccate perché le fregate. Bisogna importare fottuti cannoni del cazzo le navi. E non... Perché sto guardando qua? Qui. E ovviamente non ci saranno sul mercato, non le venderanno, cannoni zero. Almeno penso sia quello il mercato, so che mi si sono sbloccato un po' dopo. Stanno arrivando sui soldati, stanno arrivando.
3000, vai qua. 3000, vai qua. 15 liberali guadagnano un po' di... Ma tanto non frega niente. Sì, le navi hanno bisogno. Allora, questa flotta qui la sposto. Shizuoka. Sto per aversi fuori dalle palle. Come va il mondo secondo voi, ragazzi? Un po' di guerre attive, eh? Qua sotto, vabbè, non so, voglio neanche vedere. Sono un po' di guerra, il Brasile che attacca non so bene che posto, Rio Grande, Massina e Futaialon che attaccano Mossi, non so bene cos'è, il Cile che fa una rivoluzione contro Beruboli, Beruboli, insomma qua, Sud America c'è un po' di guerreccia, guerciosa. La parte qua è inesplorata, da colonizzare, guardate l'Africa che è ancora... Vergine, diciamo. Io ho fatto un gameplay con l'Olanda. Mi ero beccato tutta la parte qua centrale. Ero salito un po' qui. Mi ero fatto un po' di sito. Veramente figo. Oh, a me il colonialismo piace. Che se ne dica che poi dopo sia il cancro. Ma era un periodo di... Ah, siamo nella merda. Dai, metto in pausa. No, metto in pausa il video solo. Per 4 mesi miserabili. Abbiamo resistito a questa siccità che ha colpito tutto lo shogunato del Giappone. Bestiame, i contadini non hanno potuto fare niente se non guardare i loro campi e i loro pascoli venire devastati da questa siccità senza pioggia. E poi scoppiate gli incendi, insomma, lo sapete com'è che è andata. È da tanto tempo che non vediamo la pioggia. La gente di Tokugawa. Sovramonse, no, è fare bene. Sì, per un bel po' di tempo. Pioverà mai e ci dà un sacco di merda, sta cosa qua. Non disperate, popolo del Giappone. Regno Unito si espande. Cosa hanno dichiarato guerra a qualcuno? Sti guerrafondai e colonialisti del cazzo. No, il Sikh Empire però attacca. Ah, giusto, io posso prendere una decisione, che è quella di detassare, me lo penso. Show government decision, scusate, dov'è che è quello per detassare? Eccolo qua. I vassalli non pagheranno le tasse. Perché non ne abbiamo bisogno e questo fa sì che questi qui ci odino molto di meno. Meno 92 invece che meno 192. Che scelta importante è che è spuntata che potrei fare. Che mi dà un fastidio averci quel menu aperto per niente. No, questo non lo voglio sapere. E questo però non lo voglio sapere. Mi arrangio io con le altre sito. Poi dice il giornale, invenzioni. Allora, infame siamo messi ancora a 7.7, se non mi ricordo quando è tanto, mi pare 15, stare sotto il 15 è la cosa giusta da fare. Ora io vorrei due navi da mandare a morire, praticamente. Perché non c'è... Perché quello che succederà non è che ci si può fare tanto. Questi amici qui andranno a morire. Allora, guerra tra Yalon e Gabu, vabbè, me frega niente. Proviamo subito a vedere se riusciamo a giustificare Make Puppet. Proceed. Vediamo come va. Niente, ci hanno beccato instant. Figa! Andiamo avanti, vediamo. 17 è tanto, eh. Devi controllare su, basso un attimo la velocità. Prezzi salgono, tanto noi soldi ce li caghiamo. Victoria 2, how much infamy? Non mi ricordo più quant'è la threshold.
25, nello strascotto il 25, ok. Dal 25 in poi abbiamo le guerre per contenerci, tipo, se vogliamo contenere il Giappone, si contiene già da solo. Dichiara guerra, fai pop e procedi. Qui i nostri alleati invece non credo interverranno perché non sembra, ma quel cazzo di posto è in culo ai lupi veramente. Adesso noi mandiamo là le navi, ma queste si sgretoleranno in mare, tipo. Quindi loro praticamente è un viaggio solo andata, come quando andiamo su Marte, no? Con coso. Con Ask. Guardate anche la cartina che sembra piegata. Questo fascino vintage, o giochi da tavolo, wargame, quelli che costano un boato. Comunque, prima che l'America metta le mani qui sopra. Ce la tiriamo sotto. Ah, il Piemonte e i prussiani stanno avendo delle relazioni. Le navi sono all'87%. Dai, forse. Non credo resisteranno alla cosa. No, forse resistono. Forse quando l'avevo fatto l'altra volta avevo un problema che erano già rotte, non le avevo fatte. Vabbè, sti cazzi, ne comunque. Oh, abbiamo sbaglio. Ah, la battaglia. Abbassiamo per vedere questa battaglia qua. Noi abbiamo schierato due unità di fucilieri senza generale, loro hanno un Josefo Mufuanga. Vabbè, immagino che le piglieranno. O le pigliamo noi? No, le pigliamo noi. Davvero le pigliamo noi? Ok, no, ho iniziato a darle. Sì, ho mandato lì il meno possibile io per riuscire. Sì, non ce la faccio stare qua a aspettare tutto questo tempo. Ok, abbiamo vinto in una maniera di merda, ma è sufficiente. Cosa sto facendo? Ah, sì, le navi. Sì, stiamo iniziando a fare fregate, buono, ragazzi. L'altra volta avevo mandato un cavallo, una divisione di cavalleria e due di fanteria ci aveva messo la metà, si vede che ho esagerato. Qua intanto sta piano piano cedendo, botta. La popolazione sta aumentando un boato, un K, soldi anche, un cifro, forse è il caso di abbassare un po' le tariffe. Tariffe le vorrei portare a 50. 50%. Buono. Qua l'assedio sarà un po' lento. Guerra tra lo shogunato e le Hawaii. Oibò, signori. Qui il Brasile si è inglobato qualcosa. Come va qua in Italia? Qua in Italia, qua in Europa. Io se mai giocherò. Mai giocato ancora all'Inghilterra. L'Inghilterra è proprio una passeggiata. L'ho sempre sentito. Poi dopo mai giocata. Come giocherò l'Inghilterra, io la prima roba che faccio è attaccare gli ottomani per prendermi l'Egitto. Cioè, a me le colonie inglesi in Egitto mi danno proprio quella sensazione di benessere. Esplorazione del saccheggio delle piramidi, possiamo chiamarlo così più che altro. E ancora i reazionari stanno perdendo la camera lì. Ah, ma ce la faremo, eh. Sì, Dio finirà prima o poi. Le navi, come vedete, sono andate. Questa qui rimane qua ad assediare in modo che ci dà il bonus, mi pare. Ecco, ship is lost. Oh, ragazzi, quella è casa vostra adesso. Buona fortuna. C'è da costruire almeno altre due navi di trasporto, quindi. Era tutto messo in conto. Il sacrificio per un bene superiore, ragazzi. Ok, allora questi qui li mettiamo assieme e abbiamo quello che io chiamo un piccolo plotone. Poi mancano tre cannoni qui, ma quelli appena lì dobbiamo prenderli con la modernizzazione. No, però possiamo comunque aumentare ancora Wild Army. Altra fanteria, almeno altri tre. Uno, due, tre.
chiudi, le navi stanno venendo prodotte. Giornale cosa dice di bello? La crisi orientale, l'Egitto è effettivamente fuori dall'impero ottomano come indipendenza. Ora che l'indipendenza è diventata troppo apparente, l'impero ottomano si sente un po' stronzo. Quindi deve o asserire la propria dominanza, che non è italiano, una volta per tutte, o ammettere che il potere è solo un'illusione. Alcuni pensano che una soluzione pacifica sia possibile, e gli egiziani sarebbe meglio averseli come alleati, gli ottomani, che come nemici. Ma questo vorrebbe dire che gli ottomani dovrebbero lasciare andare il loro claim sull'Egitto, per iniziare questa collaborazione, diciamo. E non credo che gli ottomani siano molto propensi a farlo. Gli ottomani probabilmente sono i primi che andranno a puttane. Ora, noi non siamo ovviamente uno dei grandi poteri, ma gli ottomani sono lì dal crollare. Cosa succede? Queste, le fantomatiche, l'anno dell'abbondanza, dopo che non pioveva, c'è l'anno dell'abbondanza. Ora, come vedete da questa immagine, è chiaro. Un posto asiatico, cioè costruzioni chiaramente asiatiche, architettura. Ecco qua nei pascoli. Cosa che succede? Sì, dai. 1840 è stato veramente benefico con noi. I fattori finalmente sono contenti e gli dà un farming efficiency B25. Oh, dai, delle buone notizie ogni tanto per noi che esportiamo il sake, le capre, le scragne. Il 42% di literacy è tanto per startare così. Ovviamente non sono affari nostri per ora le. Ciao, manca ancora qua. Non sono affari nostri ancora le ricerche fino a quando non siamo riusciti a westernizzarci. Vediamo qua, abbiamo conquistato finalmente. Quindi, esatto, si arrendono. Oh no, finita anche questa guerra e abbiamo preso un po' di prestigio, che è quello anche che ci interessa per fare la scalata. Voi ovviamente, ragazzi, rimanete lì. Avrei potuto, ora che ci penso a posteriori, mandare questi e poi disabilitarli, disbandare tutto, ma sono disabile io. E ovviamente col senno di poi sono bravi tutti. Ora bisogna starcene calmi un pochino perché abbiamo l'infame a 16. The Kowloon incidente. Kowloon. Un incidente che è iniziato con gli inglesi ubriachi, marinai inglesi ubriachi in un porto cinese dei Qing. Vabbè, li impiccheranno, li bruceranno. Oh, l'impero ottomano va in guerra contro l'Egitto. Ecco, buono, così abbiamo risposto al nostro dubbio. L'impero ottomano lascerà andare i claim sui Levantini? No, ovviamente no. Quindi l'impero ottomano contro l'Egitto. Ma sapete che non. Militari 10, Egitto, militari 12. Ci sono le minime possibilità che l'impero ottomano perda, però ci sono. Può succedere. Io penso che a un certo punto, quando diventeremo, non so, saranno degli eventi che ci fanno unire il Giappone. Adesso io questo non lo so perché non ho ancora attivamente provato, però penso sarà così. Ora l'invasione di Brunei, io la vorrei fare questa bandiera nera. Bello, bang, bang. Vediamo se abbiamo qualche claim o ci serve di fare qualcosa. Justify War Conquest. Questo mi piace, però 22 è veramente troppo per ora. Oh, c'è una ribellione a Ryukyu. Ryukyu governo è stato il governo che abbiamo buttato là, è stato buttato giù. I ribelli hanno dichiarato come liberi dalla nostra. Ma dove? No, 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 no. Che palla. Io andrei lì con l'esercito direttamente.
Però alla fin fine è una cagata di, cioè, l'abbiamo preso per il coso, quindi penso che vada bene. Adesso cerchiamo di salvare l'influenza che abbiamo, il che ci aumenta le relazioni di 25. Sì, non so che problemi mentali hanno questi qua. Gli abbiamo anche tolto le tasse, voglio dire. Che gente in fingarda. È solo per non prendere altro e infami che non faccio questa cosa, se no non avrei proprio problemi. Quindi si sono liberati da noi questi qua, non sono più nostri. Beh, basta fargli un'altra guerra, non è che. Siamo in truce per ora, ovviamente. No, non li avrei attaccati subito. Frederick Guglielmo IV, il nuovo novità della Prussia, domenica il re Frederick Guglielmo III è morto a 70 anni. E quindi è arrivato. Gondersva in guerra. La Sardegna e Piemonte ha relazioni con i fratelli inglesi. Buon per loro, buon per loro. Che facciano l'unità d'Italia. Che facciano l'unità d'Italia. Come siamo messi noi con le navi, con la produzione navi? Un po' lente queste cose qua, ma stiamo andando. Arrivano altre notizie. Guerra tra la Francia e Ashanti, non so dove sia. Le paure della Prussia. Parla delle, infatti, dell'Inghilterra. E l'Inghilterra è così, è un po' stronzo. Vabbè, cosa abbiamo fatto oggi? Abbiamo rimodernato l'esercito, abbiamo fatto due guerre, del cazzo. E una. L'abbiamo riperso velocemente, quindi abbiamo combinato una sega. Però avete visto un pochino il mondo di questo mondo qua di Vittoria con tutte queste succidazzizzazioni. Quello che succede, insomma. Il potenziale che ha politico in quel gioco qua. Per ora, ovviamente, non ho fatto vedere tutte le varie. La popolazione, cioè, mi hai cazzata quel gioco qua che non servono a niente, ma è flavor, no? Come si può dire? Uno si diverte così. Così aumenterei anche un po' la spesa. Vabbè, lasciamo perdere, di allungare. Proverò a buttare fuori questa puntata, ragazzi. Se vi interessa, sapete come farmelo sapere. Gli date un occhio e GG. Quindi salvo e alla prossima puntata.